Hey Cooch, ben ritrovati al vostro Andrenic 91 su Yo-Kai Watch 3. In questo episodio Cooch andremo a fare delle boss fight contro gli Yo-Kai zombie, o meglio sono gli orchi zombie che si trovano ad Arachidia. Più precisamente ad Arachidia di notte, anzi ad Anacardia, non Arachidia, ad Anacardia, quando è notte fonda, potresti trovare un clown che si aggira per la strada. Ecco, io dovrei essere in grado di beccarlo proprio ora, visto che sono le 9, quindi se lo beccate vi inizia ad inseguire. Ancora non c'è, devo aspettare un altro pochino allora. Come ho detto, se vi becca c'è la possibilità di fare una boss fight contro gli orchi zombie. proprio incontro gli sono andato. Raggiungi l'uscita prima che il clown ti acchiappi. C'è davvero bisogno? Che è successo? Credo che abbiamo appena incontrato qualcuno di pericoloso. Oh cielo, ma se ce ne andiamo di corsa. Avanti, sbrighiamoci. Che roba. Guarda che tipo. Beh, ovvio, mi sono fatto prendere apposta. Vediamo un po' se ci sta la boss fight ora. Sì, è quello che volevo che succedesse, in effetti. Miracle Circus. Circo dei miracoli. Oh. Proprio notte degli zombie? Dopo un po' di prove ce l'ho fatta. Battaglia Zonkoross. Oh yes! 6 tentativi, mi sembra, se non sbaglio. 2 volte è capitata la notte zombie. 2 o 3. E 4 volte la battaglia contro... di Yo-Kai zombie, quindi o 6 o 7 volte, comunque sia, mo' di preciso non mi ricordo perché ho staccato, ho registrato praticamente 3 ore fa, poi ho smesso e ho ripreso adesso, quindi ho beccato subitissimo Zonkoross. Ad ogni modo, facciamo la battaglia contro di lui, gli Yo-Kai sono carichi, quindi penso che possiamo cominciare. Ovviamente non possiamo farcelo amico, no? No, non si può. Ah, aspetta però. No, non posso. Vabbè, Koross in teoria non si può, solo tramite blasters. Però comunque sia, non è debole a nulla, non ha alcuna resistenza. Vediamo un po', gli va in testa, ok. E ho letto che è facile con anche Yo-Kai al 40. Io mi sono portato la squadra e volevo cambiare qualche Yo-Kai e mettere qualche altro Yo-Kai. Però ho detto, vabbè, sai che c'è tanto, è giusto per il video. Facciamola un pochino così. Anzi, proprio perché è per il video che dovevo farla un pochino più complicata. Ce l'ho alcuni Yo-Kai al 40, 50 che vorrei portare più in alto, ma oramai ho sconfitto la torre dell'Illuminazen, quindi il gioco per me è finito. C'è un altro Yo-Kai che affronterò nel video di mercoledì. Spero di riuscire a farlo per mercoledì. Ah, perché attacca lì? Non potrebbe attaccare di là? Il computer lo vede che siamo tutti quanti di qua. Comunque sia, sarà... saranno due video veramente, un video in due parti. Praticamente sarebbe la stanza del genio, quella dell'ultimo dei portali bizzarri, quella lì sarebbe. Quindi la prima parte sarà completare tutte quante le sfide dei portali bizzarri, e poi dopo la seconda parte, che uscirà appunto venerdì, la lotta contro il genio. Non uso neanche l'Energy Max perché, ragazzi, è inutile. Già è facile, se ci metto anche l'Energy Max sarebbe stupida la cosa. Colpo marcio, ok. Mondo marcio. Vedi, carica anche l'Energy Max, ma non serve. A posto, è andato. Molto molto facile. Mamma mia, che cos'è successo? È esploso. I petardi gli ho lanciato. C'è anche chi ha combattuto contro la versione di Bluetooth zombie e vorrei provare a combatterci. Penso che vada tipo il terrore onirico, che di volta in volta ti aumenta la difficoltà dello zombie
da combattere, in questo caso zombie. Comunque sì, adesso ci proverò un altro pochino e vediamo se capiterà qualcun altro. Ah, dormivo. Mi è sembrato di dover fuggire a gambe elevate. Cosa? Te lo sei sognato? Dai, alzati, andiamo. È notte, in teoria uno di notte dorme, però no, noi andiamo a caccia del killer clown. Mi è capitato un buon RNG per diverse volte, l'ho sempre trovato che correva o al cimitero oppure, come adesso appunto, lì al centro commerciale. Proviamoci subito, dai. Tanto comunque sia poi al limite, non è, taglio il video. Comunque per farvi vedere che principalmente a me capita o vicino al negozio di sukiyaki che gira all'intorno, oppure qui, oppure al cimitero. Questi sono tre posti che io ho trovato sempre. Non l'ho trovato mai da nessun'altra parte. Se voi l'avete trovato da qualche altra parte, scrivetemelo nei commenti, così magari qualcuno che legge i commenti si fa un'idea di dove possa comparire il killer clown. Killer clown. Non è un killer clown. Però comunque sia, c'era questa cosa qualche tempo fa in America del killer clown. Quindi, e comunque sia, quello che vi capita dal clown dipende solo dall'RNG, da quanto siete fortunati. Il modo in cui capita, ovvero dove capita, non nel modo in cui capita, il modo nel quale capita. Notte degli zombie, va bene, dai. Tagliamo subito veloce questa parte e poi riprendiamo quando e se trovo l'altro Oni. Mi è andata davvero di lusso perché ho subito fatto altre due volte contro il clown e mi ha dato sempre due volte Zonkoros. Così ho fatto una ricerca e ho scoperto che si può combattere solo contro Zonkoros. Gli altri o non sono programmati nel gioco oppure non sono programmati per la lotta. Dato che quindi può comparire solo Zonkoros e non anche gli altri, direi che il video può concludersi qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e sì, lo so, è stato un pochino corto perché ovviamente col team a livello alto, ma insomma diciamo che è un video riempitivo nel mentre faccio altre cose più interessanti riguardo Yo-Kai Watch. Quindi la serie è davvero agli sgoccioli. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo in descrizione ovviamente il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye!